La costa è una linea sottile che separa il mare dalla terra, ma è anche il regno di predatori armati di mandibole taglienti, di prede difese da veleni mortali, di lucertole che sembrano serpenti, di piante pelose che si dissetano con l'umidità dell'aria, di testuggini arcaiche che affrontano dune mobili, di uccelli pescatori sempre affamati. Le piante e gli animali delle coste devono adottare soluzioni estreme per sopravvivere in questo universo fragile e minacciato, in continua trasformazione, al confine fra la terra, il mare, l'acqua dolce. In ogni metro dei circa 8.000 chilometri di coste dell'Italia, la terra e il mare combattono una lotta quotidiana per sopraffarsi a vicenda. Arbitro, il vento. Il mare quasi sempre ne esce vittorioso e ogni anno sottrae migliaia di ettari alla terraferma. Eppure, nonostante l'erosione che avanza e le imponenti opere di urbanizzazione che hanno modificato l'aspetto di gran parte del litorale, le ultime coste basse ancora integre sono uno straordinario paradiso di biodiversità. Gli uccelli di ripa che vanno e vengono fra il Mediterraneo e l'Artico vi fanno sosta per alimentarsi di molluschi, crostacei e vermi marini, invisibili perché si nascondono nella sabbia. Altri organismi che abitano le coste sabbiose, invece, lasciano resti evidenti, come i molluschi. Una spiaggia intera formata da frammenti di conchiglie. Quanti saranno? Milioni, miliardi. La cosa più straordinaria è che sono decine di specie diverse. Di molluschi bivalvi e di gasteropodi, che abitano in questo mare. Una volta morti, i loro gusci si frantumano, le onde li portano sulla spiaggia e formano questa distesa ricchissima. Le loro conchiglie conservano a lungo inalterate le fini sculture e i brillanti colori che caratterizzano ogni specie. Ogni tratto di costa ha le sue conchiglie. Ma c'è una zona che è particolarmente ricca. Il paradiso dei malacologi, la costa di Santa Severa, a nord di Roma. Qui il fondale marino è composto da sabbia e da blocchi di argilla crivellati dai vermi marini. Vi abitano numerose specie di molluschi, le cui conchiglie si possono trovare a migliaia sulla sabbia, dopo le imponenti mareggiate di libeccio. Ogni specie ha qualcosa da raccontare e tutte insieme sono un utile strumento per comprendere la ricchezza zoologica di una determinata zona. Alcuni gusci, corrosi dal mare e incrostati da policheti, sono difficilmente riconoscibili. Altri permettono di identificare una cinquantina di specie di bivalvi e gasteropodi. Il cuore è un mollusco filtratore, un amelibranco. Vive nei fondali sabbiosi, soprattutto se c'è molto limo. Un murice, un mollusco predatore. Questa invece è l'arca. E questa ha vissuto per un certo periodo, poi è stata mangiata. Perché qui c'è un piccolo foro fatto da un mollusco gasteropode predatore, probabilmente una natica, che ha perforato con la sua proboscide il guscio dell'arca ed è riuscito a raggiungere il corpo dell'animale, cibandosene. La natica fora il guscio di vongole e di altri bivalvi con la sua proboscide muscolosa
che secerne un acido che scioglie il carbonato di calcio delle conchiglie. Le telline sono organismi delicati, i primi a scomparire se le acque sono inquinate. Il più grande fra i bivalvi della zona è la lutraria, con la conchiglia lunga anche 10 centimetri. L'arca di Noè vive attaccata con i filamenti di bisso alle rocce e ai blocchi d'argilla e si nutre di minute particelle del plancton, come la simile arca barbuta. Tutte queste specie vivono in pochi metri di profondità, ma c'è bisogno di una tempesta violenta per farle arrivare sulla spiaggia insieme a tanti altri reperti. Nell'Adriatico il grecale, in Sicilia lo scirocco, nella Sardegna occidentale e nel Tirreno il libeccio. Sono questi i venti responsabili delle mareggiate più violente che si abbattono sulle spiagge e sulle strutture dell'uomo. Demoliscono, ma costruiscono anche. Le spiagge si formano quando le onde sollevano e trasportano a riva la spiaggia del fondale. E poco a poco questo processo, noto come pascimento, diventa prevalente sulla sottrazione della sabbia, l'erosione. Ma la spiaggia non è formata solo da minuscole rocce frantumate in granelli. C'è anche il materiale organico, vegetale e animale, superficialmente classificato come sporcizia. Invece, proprio come le foglie secche nel bosco, le foglie di posidonia e gli altri detriti organici sono l'humus che dà vita alla spiaggia, che sarebbe altrimenti sterile come la superficie della luna. La sabbia a volte è talmente fine che frana e si alza in aria al minimo alito di vento. Altre volte invece la spiaggia è formata da ciottoli, soprattutto alla foce delle fiumare, corsi d'acqua troppo veloci e troppo brevi per formare sabbia e limo. Portano al mare sassi che il mare restituisce tondi e lisci e le piante colonizzano il suolo che nelle ore più calde dell'estate raggiunge i 60 gradi di temperatura. Ma ciò non basta a fermare il papavero delle dune, che spedisce sottoterra le sue radici alla ricerca di umidità e di sali nutritivi. Le lunghe infruttescenze del papavero, simili a fagiolini, sono piene di semi molto ricercati dai passeri. All'ombra delle sue foglie si nascondono i pulcini del fratino, fidando nel loro mimetismo. Le dune sono colline di sabbia e si formano, se le condizioni ambientali lo permettono, e se l'uomo lascia alla natura la possibilità di seguire le sue leggi. Molte spiagge, infatti, sono ridotte a distese continuamente spianate e pulite con il rastrello. La vita selvatica è costretta a cercare rifugio in piccoli frammenti di ambiente dunale e non riesce a sviluppare tutta la sua complessità. Ma dove ciò avviene, il risultato è stupefacente.
si formano le catene alimentari e la spiaggia si trasforma in un ecosistema con tutte le caratteristiche proprie dei sistemi ecologici compressi. Le dune più alte d'Italia e probabilmente del Mediterraneo si trovano in Sardegna, dove i venti marini sono particolarmente sostenuti e costanti. Questo è il mare più aperto d'Italia, la costa occidentale della Sardegna. Da qui fino a Gibilterra non ci sono terre e quindi le perturbazioni atlantiche possono scatenarsi con tutta la loro violenza su questa costa, modellando la vegetazione. Gli arbusti crescono bassi, rasente il terreno e le rocce, proprio per non subire la forza del vento. Alcuni sono antichissimi, alcune di queste piante di ginepro fenicio possono avere anche un secolo di vita. Sono come dei bonsai naturali che non riescono a svilupparsi in pieno, ma mandano le loro radici nelle fessure fra le rocce, alla ricerca di un po' di umidità e di un po' di sabbia. A Monte Vecchio, la sabbia, poco a poco, sommerge i binari e i carrelli delle antiche miniere ormai abbandonate, dove si estraevano nel secolo scorso piombo, zinco e argento. Il valore naturalistico di queste dune è eccezionale. Questa costa, battuta da violente tempeste, il vento può modificare in poche ore la fisionomia delle dune, alte anche 60 metri, che si muovono verso l'interno, seppellendo la vegetazione che era cresciuta al loro riparo. Qui i botanici vengono a cercare le testimonianze di un passato lontano, quando gran parte della costa italiana godeva di un clima tropicale. E la vegetazione comprendeva le piante tipiche del Maghreb, come la palma nana, la sola specie di palma spontanea in Italia che nel periodo della fruttificazione espone grappoli di dolci datteri. La sabbia, spinta dal vento, tende ad accumularsi appena trova un ostacolo e forma la prima linea di alture. Qui inizia a crescere una rada vegetazione di erbe pioniere, le sole in grado di colonizzare rapidamente un substrato così incoerente e arido, spingendo le loro radici in profondità per raggiungere l'umidità o distribuendole su una vasta superficie per migliorare l'ancoraggio. Tutte le piante pioniere delle dune sono dotate di perfezionati adattamenti per sfidare le forze della natura. In primo luogo devono fronteggiare il vento, che può soffiare a più di 100 nodi e trasformare la sabbia in una macchina levigatrice che strapazza i tessuti vegetali. Poi devono fare i conti con la concentrazione di sale nel suolo, con l'aridità che si prolunga per gran parte dell'anno, con l'inclemenza del sole che infuoca la sabbia per molte ore al giorno durante la stagione estiva. I fusti della carota e del finocchio di mare sono ingrossati e funzionano da serbatoi per immagazzinare l'acqua. Molti vegetali sono spinosi per resistere al morso degli animali erbivori. In agosto sbocciano i profumati fiori del giglio di mare. Allontanandosi dal mare, l'edificio si fa più complesso, mattone su mattone. La duna primaria si trasforma in secondaria e compaiono i primi arbusti di ginepro, di lentisco, di fillirea e di mirto. Con le piante arrivano gli animali, ma molti sono poco visibili perché preferiscono muoversi quando cala il sole.
Di sera, nelle dune della Sicilia meridionale, risuona un verso molto particolare. È il canto del grillo gigante. È il maschio ad emetterlo, per attirare le femmine e scoraggiare le incursioni di altri contendenti. È talmente timido che al minimo segno di pericolo si rintana nel suo profondo tunnel. La sfinge dell'Euforbia è una grande farfalla notturna diffusa nelle regioni calde e secche del Mediterraneo. Adesso, nel fitto della vegetazione, si riposa dalle fatiche della metamorfosi. È appena emersa dal bozzolo. Altre creature emergono dalla sabbia. Sono piccole tartarughe di mare che sono nate in queste ore. Le uova, sepolte nella sabbia circa 3 mesi fa dalla madre, erano nella parte più alta della duna, dove le onde non arrivano mai. Ma adesso i piccoli devono andare verso la spiaggia per tuffarsi nell'abbraccio del mare, nero ma accogliente. Sulla duna, la notte scorsa, c'è stato un bel traffico. La volpe, alla ricerca di qualche rifiuto spiaggiato, si è spinta fino alla battigia. Ma questa volta il mare non le ha regalato nulla. Gli animali delle dune mostrano molte somiglianze con gli animali che vivono nei deserti sabbiosi. Alcune lucertole, come la luscengola, hanno gli arti ridotti per scivolare come serpenti. L'acqua dolce è molto scarsa e tutti gli animali hanno sviluppato la capacità di resistere per lunghi periodi senza bere. Si accontentano dei liquidi contenuti nel corpo delle prede, come fa l'argiope, o dell'umidità depositata dalla brezza marina sulle piante, come fa la nasuta, che quando è immobile è difficile da scorgere. Anche le cavallette delle dune hanno un aspetto straordinariamente mimetico. I maschi si sono riuniti per esibirsi e attirare le femmine. Ma se si esibiscono troppo, corrono il rischio di finire nelle zampe raptatorie di una mantide. La mantide religiosa è uno dei più grandi insetti europei. Aspetta per ore e per giorni che la preda arrivi a tiro. Ma poi non se la lascia sfuggire, anche se è grande e robusta. Le sue zampe anteriori sono munite di spine e stringono con molta forza la vittima, che viene divorata, poco a poco, a partire dalle parti più vitali. Domani questa mantide avrà di nuovo fame. Questa volta ha fatto un colpo grosso. È riuscita a bloccare una gigantesca locusta che è grande il doppio di lei. Ma la locusta è stata placcata nel modo giusto, alle spalle. Non può voltarsi e mordere per difendersi. Come un bufalo aggredito da un leone sulla schiena, poco a poco soccombe ai morsi del cacciatore. Nella duna abitano le ultime testuggini indigene della fauna italiana, quelle di Herman, sempre alla ricerca di qualche piantina appetitosa che le sfami e le disseti allo stesso tempo. I piccoli possono essere predati da cinghiali e da volpi, ma una volta adulte
hanno buona probabilità di vivere a lungo. Le piante devono fronteggiare l'appetito degli animali e per questo nelle loro foglie accumulano sostanze tossiche come l'euforbia, il cui lattice è uno dei veleni più potenti mai inventati dalla natura. Ma non basta. Anzi, il veleno è utile a chi si intossica per intossicare a sua volta i possibili nemici, come fa il bruco della sfinge dell'euforbia. Questo bruco è molto colorato, troppo colorato. Tutto è fatto per incutere soggezione e timore in lucertole e piccoli uccelli. Anche il cornetto che sembra un pungiglione, ma è assolutamente innocuo. Nessuno lo sa e ha tantomeno voglia di verificarlo, ma capisce che da questo bruco conviene girare alla larga. I bruchi buoni da mangiare, invece, come quello della ninfa del corbezzolo, fanno di tutto per non farsi notare e stanno nascosti fra le foglie di questo alberello. La larva del formicaleone misura pochi millimetri, ma è uno dei più terribili predatori della spiaggia. Sta nascosta sotto la sabbia, al centro di una minuscola buca. Da qui spia i movimenti delle formiche e quando ne vede una vicino all'orlo della sua buchetta, le scaglia contro qualche granello di sabbia. La formica, colpita, precipita nel fondo e viene afferrata dalle taglienti mandibole. La larva la attira a sé, ancora viva, seppellendola nel suo covo fra i granelli di sabbia. Incurante dei raggi del sole, anche nel pieno della calura estiva, la pimelia avanza sulla sabbia in un incessante vagabondare alla ricerca di cibo. Questo coleottero nero, dall'aspetto sobrio e corazzato, è un utile spazzino perché si nutre di tutte le sostanze organiche, animali e vegetali, che trova sul suo cammino. La pimelia ha le elitre saldate sul dorso e quindi non può volare. Ma si muove speditamente sulla sabbia senza affondare e senza scivolare grazie alle lunghe zampette. Sulle dune più stabili e mature crescono i pini, in particolare i pini domestici, alberi originari dell'Asia Minore. Sebbene spesso frutto di rimboschimenti fatti all'epoca delle grandi bonifiche, la pineta può essere molto ricca di vita. Ma fatta eccezione per brevi periodi autunnali e invernali, in cui spuntano anche i funghi, la pineta è un ambiente decisamente secco. Continuamente alle prese con la scarsità dell'acqua, che i pini devono cercare sottoterra, raggiungendo con le radici la falda sotterranea. Nella pineta c'è la tana della volpe che aveva esplorato senza risultati la spiaggia per tutta la notte. Adesso ha finalmente trovato qualcosa di interessante a cui dedicarsi. Le volpi. Ecco, questo fra i predatori italiani è uno dei più diffusi. Parente del cane, si trova in tutta l'Italia, anche nella Sicilia e nella Sardegna, ed è un animale
non solo astuto, ma anche molto adattabile, in grado di capire quando l'uomo può essere un amico. Le volpi si sono abituate alla presenza degli uomini e a volte mostrano eccessiva confidenza e si prendono troppe libertà. Ma questo dipende dal comportamento degli uomini, che le volpi cominciano a considerare delle risorse da sfruttare in compagnia delle ghiandaie. Le ghiandaie sono uccelli intelligenti e dalla vista acuta, degni alleati della volpe, che è ugualmente intelligente e ha un ottimo olfatto con cui riesce a scovare qualsiasi boccone, lasciando le briciole alle ghiandaie, che devono poi litigarsele. Due anni fa un pinolo è caduto nel luogo giusto, questo. Ed è nata una pianta, un albero, diventerà un grande pino con la chioma d'ombrello, sempre che la duna riesca a svolgere la sua azione di protezione. Qui dietro c'è il mare, finché sta basso questo pino è protetto dal vento marino che deve alzarsi per superare la duna e quindi non colpisce i suoi aghi. Ma c'è un altro problema, un altro nemico, sotterraneo, l'acqua del mare. L'acqua del mare avanza nella sabbia, a qualche metro di profondità, raggiunge le radici e le brucia. Ma forse qui riuscirà a mantenersi, perché questa duna sta facendo tutto il suo grande lavoro importantissimo di difesa e protezione. La pineta confina da un lato con il mare, dall'altro con la laguna. Uno specchio di acque salmastre poco profonde, alimentato dal mare e da piccoli corsi d'acqua, che creano un cocktail vitale alla base di una ricca catena alimentare. Le lagune italiane sono fra le più estese e ricche del Mediterraneo e spesso hanno avuto origine in tempi relativamente recenti per azione delle correnti marine che hanno accumulato la sabbia fino a chiudere uno specchio d'acqua. L'acqua, chiusa nel bacino interno, è diventata poi salmastra per l'apporto delle piogge e dei fiumi, ma continua a restare in contatto con il mare. È il regno dei fenicotteri. Un giovane esemplare setaccia sistematicamente il fondo della laguna, girando in tondo per smuovere fango e alghe e far uscire i piccoli crostacei di cui si nutre. A qualche centinaio di metri di distanza, gli adulti sono impegnati nelle loro manovre nuziali. I nidi degli aironi cenerini sono fatti di rami secchi in cima ai frassini e ai pini. Maschio e femmina si danno da fare per districarsi nella chioma con le loro lunghe zampe, che non sono proprio il massimo per muoversi agevolmente. Soprattutto se il maschio, impaziente, sollecita con dolci ma perentorie beccate la femmina a sistemare i rami, perché la stagione avanza. Gli aironi cenerini sono fra i più grandi trampolieri europei. Hanno pochi nemici naturali, anche perché il loro becco è molto aguzzo e può scattare con velocità fulminea. Però cercano di fare il nido in alto, al sicuro, dove nessun animale a quattro zampe possa mettere a rischio la nidiata. Questa fila di pini fra il mare e la laguna è in una posizione talmente strategica che anche altre specie di aironi hanno deciso di fermarsi a fare il nido in alto, sulla chioma degli alberi.
Questa volta sono le eleganti garzette e i piccoli aironi guardabuoi. Piccoli, ma battaglieri. Nei nidi i pulcini sono ormai cresciuti e reclamano il cibo con foga e con violenza. Il rientro dell'adulto con l'imbeccata viene accolto con tale entusiasmo che tutti, figli e genitori, rischiano di farsi male. Il genitore è costretto a battere in ritirata. Qualche giovane, nella confusione, cade. Di solito riesce a farcela, ma non è detto. Gli aironi cenerini non devono fare molta strada per raggiungere la mensa. In laguna ci sono allevamenti di pesce. Gli aironi devono stare attenti a non restare intrappolati. Le reti che difendono le vasche dalle incursioni degli uccelli a volte sono aperte e funzionano come nasse. Gli aironi entrano e si trovano in un vicolo cieco da cui è impossibile uscire. Si rendono conto della situazione critica in cui sono finiti. E guardano sconsolati la laguna di fuori e i loro congeneri liberi. Ma qualcuno li farà uscire incolumi. Malvolentieri, ma lo farà. La laguna respira con il ritmo con cui respira il mare. Le maree, e ancora di più i venti, spingono l'acqua dentro e fuori. Libeccio e tramontana. Uno riempie, l'altro vuota. L'acqua del mare porta ossigeno, sali minerali, pesci e porta via rifiuti e sedimenti. È come un grande rene che purifica il corpo. E se non funzionasse alla perfezione, la laguna potrebbe morire. I canali navigabili e quelli che segnalano le bocche di comunicazione con il mare sono delimitati da pali. I tronchi, conficcati nel fondale, sono stati colonizzati da una moltitudine di piante e animali e indicano il livello raggiunto dall'alta marea due volte al giorno. La marea è la vita della laguna, come ben sanno gli uomini che migliaia di anni fa hanno costruito su questi pali la città più magica e incredibile del mondo. Venezia poggia sul fondo di una laguna di 55.000 ettari, fra le più grandi d'Europa. È una città d'arte e di storia, di folklore e di turismo, ma è anche una laguna di importanza internazionale per la biodiversità. È il naturale prolungamento entroterra del mare Adriatico, e attira molte specie di uccelli marini. I gabbiani reali sono di casa in città e profittano di quanto riescono a rimediare all'orario di chiusura del mercato del pesce. I pesci si muovono liberamente dal mare all'interno dell'ambiente lagunare, dove spesso le risorse alimentari sono più abbondanti.
I cormorani seguono i pesci. Entrano attraverso il Canal Grande nel labirinto di canali che attraversa la città. Anche per i cormorani, i pali sono importanti. Sono il luogo dove possono sostare per asciugare le penne fra una battuta di pesca e l'altra. Magari con un occhio a quanto avviene intorno a loro. Questi cormorani sono uccelli migratori che raggiungono d'inverno le lagune del Mediterraneo dopo aver nidificato sulle coste del Mare del Nord e del Mar Baltico. I gabbiani reali hanno scoperto qualcosa di interessante sott'acqua e il più intraprendente cerca di afferrarla immergendosi. Non è un campione di tuffi e di apnea. Sta facendo qualcosa che esula dal suo pur vasto repertorio. Ma ci riesce. Un grosso pesce, morto ma ancora fresco. Mezzo chilo di ottimo cibo. Per nuotare sott'acqua, i cormorani sono muniti di piedi palmati, grandi come pagaie. Il loro corpo, inzuppandosi d'acqua, diventa molto pesante. Sono vere e proprie torpedini. I piedi lobati sono un vezzo di animali che devono nuotare, ma non devono sviluppare molta potenza. Come le folaghe o gli svassi, elegantissimi. Gli svassi, prima di immergersi, espellono l'aria dalle piume e poi vanno sotto, con una mezza capriola in avanti. Il loro corpo idrodinamico entra e esce dall'acqua quasi senza turbare l'immobilità della superficie. I pesci non devono accorgersi della loro presenza. Cinque specie di svassi si possono osservare d'inverno nella laguna di Venezia e nel vicino delta del Po. Ma i più comuni sono lo svasso maggiore, il tuffetto, piccolo e tondeggiante, e gli svassi piccoli, che operano in gruppo nelle acque aperte. Gli svassi piccoli hanno tempi di apnea brevi. Restano sotto al massimo per 10 secondi. Cercano di tuffarsi tutti insieme per spingere i pesci in una zona di basso fondale dove la cattura possa essere più agevole. Quando vanno a pesca di sogliole, i cormorani preferiscono operare da soli. Ma se si va a latterini, allora conviene fare una battuta di gruppo. Uno stormo di cormorani ha intercettato un banco di pesci che dovrebbe essere molto consistente, a giudicare dall'entusiasmo con cui si sono raccolte centinaia, migliaia di uccelli. Scortati dai gabbiani, i cormorani cercano di trarre il massimo profitto dal panico e dalla confusione che hanno seminato. Naturalmente non sono accolti con molta simpatia, perché anche gli uomini vanno a pesca. La pesca in laguna è sempre stata la principale risorsa della popolazione. Ha ideato con il tempo sistemi di cattura semplici ed efficaci per procurarsi i pesci che spontaneamente entrano in laguna dal mare, richiamati dall'acqua dolce. Sono
Sono tanti i pesci della laguna, ma la preda più importante è sempre stata l'anguilla. L'anguilla dal corpo di serpente è un pesce ancora misterioso che cresce nelle lagune europee e va a riprodursi e a morire nell'Atlantico occidentale. Per secoli l'anguilla ha rappresentato la principale risorsa della laguna, ma oggi è in crisi, tanto che la sua pesca prevede rigide limitazioni. Le maglie delle reti sono appositamente larghe per consentire ai giovani esemplari di riguadagnare la libertà e continuare il loro ciclo vitale in laguna. Ma ciò non ferma la drammatica diminuzione. La foce dei fiumi è ormai piena di barriere che impediscono alle giovani anguille di spingersi nelle acque dolci e salmastre, quando dovrebbero lasciare il mare per continuare il loro sviluppo. È probabile che anche l'aumento della temperatura del mare, cresciuta di un grado negli ultimi anni, abbia un effetto negativo sui delicati equilibri che governano il ciclo vitale della specie. Altre specie non hanno subito un calo così vistoso. Anzi, si può dire che siano aumentate. D'inverno, fino a 100.000 uccelli acquatici si radunano nella laguna di Venezia e nelle valli del Delta del Po, che costituiscono la più importante zona umida del Mediterraneo. Hanno a disposizione un'inesauribile fonte di cibo rappresentato da alghe, piante acquatiche, piccoli animali e pesci. Gli stormi di alzavole d'inverno frequentano le zone con le acque basse dove i maschi di queste piccole anatre, le più piccole tra quelle europee, possono dedicarsi ai corteggiamenti. I moriglioni provengono in buona parte dall'Ungheria, dalla Polonia e da altre nazioni dell'Europa orientale. Volano poco, ma si tuffano con piacere per raccogliere piante e piccoli animali sul fondo della laguna. Anche se passa il 90% della sua esistenza in acqua, il moriglione ama lavarsi e bagnarsi. Lo fa cercando di bagnare meticolosamente ogni piuma. Il mare è sempre molto vicino, dall'altra parte della duna, e fa sentire il suo effetto governando la crescita della vegetazione e relegando in uno spazio sempre più angusto gli alberi che non tollerano il sale. Sulla sponda interna della laguna, dove minore è l'effetto delle maree e l'acqua dolce combatte contro quella salata per mantenere le sue posizioni, pioppi, salici, frassini e querce hanno dato vita al più fragile e minacciato fra gli ambienti naturali europei, il bosco igrofilo di pianura. Tronchi giganteschi di farnie e frassini si levano direttamente dall'acqua, fra carici e liane. Sembra una giungla, e come una giungla nasconde specie che sono venute a rifugiarsi qui. Ecco le ultime testuggini palustri. Sono animali antichi che risalgono all'era dei dinosauri e potrebbero essere considerati dei fossili viventi, la cui sopravvivenza dipende dalla conservazione di quest'ambiente naturale. Nel bosco della Mesola, alle porte di Ferrara, c'è anche una piccola mandria di cervi. Dal 1600 vive in completo isolamento ed è l'unica popolazione geneticamente pura e autoctona della penisola italiana. Sono non più di 150 esemplari che si muovono fra i tronchi di questo bosco igrofilo, la cui esistenza è a rischio per colpa di un nemico sotterraneo,
l'acqua marina salata che prende il posto di quella dolce e a poco brucia le radici degli alberi. Il bosco igrofilo avrebbe bisogno di trascorrere buona parte dell'anno con i piedi nell'acqua dolce, ma ormai non è più così. Per lunghi mesi la siccità priva il bosco della sua linfa e gli uomini, per le loro esigenze agricole, industriali e domestiche, pompano dalla terra le ultime gocce di acqua dolce, spianando così la strada all'ingresso di quella marina. Anche le pinete stanno regredendo a ritmo molto rapido per l'arretramento della linea di costa a causa dell'erosione e per la salinizzazione della falda acquifera. Il vento marino ha così facilmente ragione dei pini ormai secchi che si abbattono al suolo uno dopo l'altro. Le coste basse saranno le prime a scomparire per l'innalzamento del livello del mare causato dallo scioglimento dei ghiacci polari. Il mare coprirà spiagge e pianure, campi e città, cancellando comunità di uomini e ambienti preziosi, senza riguardo per nessuno. Ma prima ancora che l'innalzamento del livello dei mari faccia sentire il suo effetto, la costa sarà demolita dalla furia delle correnti e delle onde, perché non è più protetta da quella coraggiosa e vitale barriera di dune che ha assicurato fino ad oggi il benessere delle città e delle campagne. È però inutile erigere barriere che rischiano di amplificare l'effetto delle correnti e delle mareggiate, se non si interviene per consentire al mare di ricostruire la costa, depositando a riva la sabbia, i ciottoli e il limo forniti dai fiumi. Come avviene ancora oggi in uno dei pochi fiumi del Mediterraneo dalla foce naturale, il Crati. Dopo aver attraversato la Calabria, il Crati raggiunge il Mar Ionio trasportando tonnellate di sabbia, di pietre e di limo che permettono al mare di mantenere in vita una spiaggia lunga e solida. Una delle poche che continua a crescere, difendendo dalla furia delle acque marine non solo i campi e le città degli uomini, ma anche il tesoro di biodiversità che si raccoglie in questo mondo. Al confine fra la terra, il mare e l'acqua dolce.